abbigliamento, però dirò poche cose per ciascun settore perché ovviamente ci vorrebbero ore per ciascun settore, ma facciamo una sventagliata. L'abbigliamento è una delle cose che meno si conosce per quanto riguarda il suo impatto ambientale. Tutti sanno che il petrolio, la filiera fossile, è la più inquinante del mondo. Pochi sanno che l'abbigliamento è la seconda filiera più inquinante del mondo. È la seconda solo al petrolio, alle fonti fossili. In particolare ci sono 400 sostanze chimiche tossiche che vengono utilizzate normalmente per trattare, per lavorare i capi che indossiamo tutti i giorni. Da alcuni anni Greenpeace ha lanciato una campagna che si chiama Detox, quindi detossicizzare. Nel suo sito troverete le indicazioni di quelle che sono le aziende più avanti che sono riuscite a sostituire quasi tutti, ormai sono riuscite a sostituire quasi tutti questi 400 elementi tossici con altrettanti elementi non tossici. L'Italia è all'avanguardia perché la filiera di Prato appunto è tra le più avanzate per quanto riguarda la possibilità di creare capi appunto puliti. Qui sul sito io vi lascio dei link di approfondimento con dei dati relativi appunto alle aziende che maggiormente si stanno impegnando per detossicizzare la loro produzione. Ovviamente sul sito di Greenpeace le trovate costantemente aggiornate. Per quanto riguarda gli alimentari, sugli alimentari ci sono due grandi opzioni rispetto agli acquisti tradizionali. Ci sono i gruppi di acquisto solidale, che penso che avrete almeno sentito nominare qualche volta, e c'è il commercio ecosolidale. Ecco, i gruppi di acquisto solidale sapete che sono dei banalissimi, tra virgolette, perché non c'è niente di banale in quello che fanno, gruppi di famiglie, di persone che si trovano una volta al mese, una volta in due settimane, quando decidono, senza nessuna formalità, e semplicemente decidono di acquistare in gruppo sia generi alimentari, ma si può fare un acquisto in gruppo di qualsiasi altra cosa. Infatti ci sono gruppi di acquisto per automobili elettriche, automobili ibride, automobili a bifuel, a doppia alimentazione. Si può comprare in gruppo naturalmente qualsiasi cosa, e questo è il gruppo di acquisto solidale. Perché va a cercare non solo il prezzo e la qualità del prodotto, ma va a cercare anche dei fornitori il più possibile etici, che si comportino nella maniera più possibile rispettosa dei dipendenti e dell'ambiente. E questo tra l'altro è un altro criterio generale che ciascuno di noi può osservare quando sceglie un fornitore: quanto bene tratta i dipendenti, quanto bene tratta l'ambiente. Il commercio ecosolidale fa un passaggio ancora in più, cioè paga in anticipo. Molto spesso paga in anticipo, comunque si accorda con il produttore, tipicamente il produttore agricolo, per dirgli: io tra 6 mesi ti voglio acquistare 10 tonnellate di patate e ci mettiamo già d'accordo adesso. Ci mettiamo d'accordo adesso che il prezzo delle patate te lo pagherò 1 euro al chilo. Mi butto lì un prezzo naturalmente assolutamente casuale. E questo cambia completamente il paradigma dell'attuale forma di commercio, nella quale la grande distribuzione organizzata, avendo un potere economico molto forte, spesso riesce ad imporre dei prezzi molto bassi. E chi di voi ha una certa età si ricorderà che periodicamente nei telegiornali noi vediamo i trattori schiacciare la frutta, la verdura o i campi lasciati a marcire, la frutta e la verdura lasciata a marcire sui campi, perché il prezzo che gli viene offerto al produttore agricolo è talmente basso che produttore agricolo non tocca nemmeno il frutto del raccolto. Queste sono le due grandi opzioni. Tra l'altro il commercio ecosolidale non è più una nicchia da andare a cercare nelle bottegucce, perché i grandi circuiti Carrefour, Despar, Panorama, le grandi catene Conad, Coop hanno ormai quasi tutte l'angolo, il corner, in inglese corner e in italiano angolo, in cui ci sono prodotti ecosolidali, dal caffè alla frutta, alle banane, eccetera, eccetera, vestiti, eccetera. Quindi non è necessario per forza andare nelle bottegucce. Adesso arriviamo ai due pezzi forti. Io sto andando in ordine alfabetico, però a questi due pezzi dedicherò più tempo, perché sono i padroni del mondo. I padroni del mondo sono naturalmente la parte finanziaria. La parte finanziaria è il padrone del mondo, perché se voi pensate al petrolio, petrolio vale come controvalore annuale 2.000 miliardi di euro.
Le armi valgono 1.700 miliardi di euro, le medicine valgono 1.000 miliardi di euro. E i prodotti finanziari, tipo i derivati, prodotti derivati che ormai penso tutti quanti abbiano sentito almeno la parola sui giornali e telegiornali, ecco, i prodotti derivati valgono 500.000 miliardi di euro. Quindi il petrolio è 2.000 miliardi di euro all'anno. Prodotti derivati valgono 500.000 miliardi, quindi 250 volte di più, anche se in realtà non sono niente perché sono solo scommesse. I derivati tecnicamente sono dei prodotti assicurativi, quindi sono dei pezzi di carta, neanche più carta perché naturalmente si lavora tutto sul computer. E si può scommettere in salita, si può scommettere in discesa, si può scommettere praticamente su qualsiasi cosa, su carestie, su alluvioni, su guerre. Su qualsiasi cosa troverete un prodotto derivato, come si dice, per qualsiasi esigenza. E questi prodotti vengono gestiti naturalmente da assicurazioni e banche, che sono le due facce, diciamo così, del potere finanziario. Ora, quando noi andiamo, per esempio, ad acquistare un vestito o un'automobile, per le automobili, guardo soprattutto i maschietti, ci facciamo 10 concessionarie, chiediamo 10 preventivi. Chiediamo lo sconto fino alla morte, i cerchi in lega, l'aria condizionata, l'airbag laterale, eccetera, eccetera, e continuiamo a cercare il miglior concessionario di auto finché non troviamo quello che secondo noi cerca migliore, se sembra migliore. Per quanto riguarda banche e assicurazioni, vorrei che qualcuno mi dicesse quanti confronti ha fatto nella sua vita per banche e assicurazioni, che tra l'altro vivono proprio sulla, diciamo così, pigrizia del cliente, perché spesso ti mandano la letterina con revisione dei parametri contrattuali, revisioni delle condizioni. L'assicurazione ogni anno ti manda il no della polizza, che adesso per fortuna non è più automatico, e ti rivede il premio, oppure ti rivede determinate clausole. In ogni caso, non le mettiamo sufficientemente alla concorrenza tra di loro e soprattutto non le investighiamo attentamente. Innanzitutto, che cosa fanno dei nostri soldi? Perché sono i nostri soldi. Sono i nostri soldi quelli che loro prestano. Le banche nascono con pochissimo capitale sociale di loro, che viene messo dai soci. Il resto è la cosiddetta raccolta e sono i nostri soldi. Che cosa ne fanno? Quali aziende finanziano? Quanta trasparenza? Che cosa vi dicono che ne fanno dei vostri soldi? Idem per quanto riguarda le assicurazioni. E per quanto riguarda le assicurazioni, e mi riferisco soprattutto alle auto. Chiedete ai vostri amici, chiedete ai vostri parenti, quasi tutti conoscerete più persone che hanno avuto danni fisici, hanno purtroppo subito o causato o subito un incidente, hanno avuto dei danni fisici, magari più gravi del classico colpo di frusta, magari qualcosa di più grave. Quante volte hanno offerto di meno rispetto a quello che aspettavano? Quante volte hanno allungato al massimo la procedura e hanno tirato al massimo per pagare il meno possibile rispetto a quello che è la tabella ufficiale di conversione e quindi di pagamento del danno subito? Ovviamente non è una cosa comune, non è matematica, non è automatica, però troppo spesso fanno questo tipo di comportamento assolutamente non etico. Allora, in breve, qual è il messaggio? Il messaggio è che ci sono delle alternative etiche. Ci sono delle alternative etiche che, come dicevo prima, sono no profit, sono con voto capitario e sono con dirigenti che non vengono strapagati e non hanno benefici al raggiungimento di determinati risultati. Ci sono in Italia almeno due assicurazioni etiche, una si chiama CAES, una si chiama Cooperativa Insieme, e ci sono una banca etica. Perché dico che ce n'è una? Beh, perché è ufficiale. È ufficiale perché da fine 2016 in Italia è stata promulgata una legge che definisce cos'è la finanza etica, definisce matematicamente cos'è la finanza etica e pone sei paletti. Un paio ve li ho già detti, i dirigenti non devono prendere troppi soldi, una parte del budget deve essere per il finanziamento di attività no profit, ci deve essere trasparenza e democrazia nell'organo di decisione, quindi il voto capitario, eccetera. Ci sono sei paletti in totale. Bene,
Da fine 2016 è in vigore questa legge, ovviamente non la conosce nessuno, che definisce cos'è la finanza etica. E già avere una legge che definisce cos'è la finanza etica, scusate l'approssimazione, ma significa che tutto il resto della finanza che cos'è? Però in Italia c'è solo un istituto bancario che si chiama Banca Popolare Etica che risponde a questi sei criteri e quindi può definirsi di finanza etica. E quindi è una banca completamente rovesciata rispetto a quelle tradizionali. Per questa banca il denaro è uno strumento, non è l'obiettivo. È semplicemente un mezzo per fare buona economia, per fare buon sviluppo. È una banca che prima ancora di chiederti il business plan economico fa un'indagine socio-ambientale. Cioè va a verificare appunto che il tuo progetto di investimento non maltratti l'ambiente, non maltratti i dipendenti, non maltratti la cittadinanza che vive attorno a quel progetto di investimento. Assicurazioni, vi dicevo, ce ne sono due. Di una bisogna essere soci per essere clienti e ha fatto anche il passo in più che anche l'assicurazione in senso stretto è socio. Quindi la cooperativa è una cooperativa che al suo interno tiene il cliente finale, la cooperativa stessa e l'assicurazione vera e propria che anch'essa è socio. Invece il CAES, che è il Consorzio Assicurativo Etico Solidale, non occorre essere soci per diventare clienti, anche Banca Etica non occorre essere soci per diventare clienti, quindi si può chiedere preventivo online, fare tutto quanto online, ma qual è la grossa differenza? Che i contratti di queste due assicurazioni non hanno le clausole cosiddette vessatorie, che qualcun altro magari chiama clausole capestro e qualcun altro magari chiama clausole fregatura, detta in maniera più volgare. Sono le clausole di ovviamente dalla franchigia all'esclusione di responsabilità, al divieto di cessione del credito, eccetera, eccetera. Tutta una serie di cose che molto spesso non si leggono. Molto spesso non si presta attenzione quando dall'assicurazione ti dicono firma qui, firma qui, firma qui, firma qui. Perché vi fanno fare più firme? Perché una è la firma con cui io accetto il contratto in generale. Una per legge, una ciascuna per ogni clausola vessatoria. Per cui voi sapete che a seconda del numero di firme che mettete, sapete già il numero di clausole vessatorie che ci sono in quel contratto. Basta che fate il numero totale di firme meno una. Perché una ci vuole per firmare il contratto generale. Tutte le altre per legge si firma ciascuna clausola vessatoria. Quindi sapete che ogni firma in più dopo la prima è una clausola che limita fortemente i vostri diritti. Ecco, queste assicurazioni lavorano e vi presentano clausole tutte quante normali, non clausole vessatorie. Vi faccio un altro esempio. Sapete perfettamente che se io vado da Bolzano a Palermo con la stessa automobile, stesso proprietario, avrò premi completamente differenti perché variano da provincia a provincia. In Italia ci sono più di 110 livelli di premio. Ribadisco, stessa automobile, stesso proprietario, da Trento a Palermo ci sono più di 110 livelli di prezzo. Ecco, per esempio il CAES ha portato questi scaglioni, li ha portati a 8 e sta lavorando per scendere ancora per avere un prezzo. Ecco, quindi la prossima volta che utilizzate servizi assicurativi bancari, ricordatevi che queste due categorie sono quelle che detengono il potere assoluto, perché il volume di denaro che gestiscono è enorme. Pensate solo ai pagamenti con bancomat e carte di credito, le commissioni bancarie che girano con bancomat e carte di credito sono centinaia di miliardi all'anno. E se volete anche un'informazione in più, sappiate che negli ultimi 10 anni le grandi banche hanno transato e pagato multe pur di non arrivare in causa per 200 miliardi di dollari, non 200 milioni di dollari. Hanno pagato per transare e non arrivare in causa multe per 200 miliardi di dollari pur di non arrivare in causa, quindi facendo una transazione extragiudiziaria. Quindi voi pensate che se le banche pagano questo pur di non arrivare in causa, cerchiamo di fare, diciamo, 2 più 2.
proseguiamo in ordine alfabetico, arriviamo a un altro enorme settore, è quello dell'energia. È un settore che anche qui diamo per scontato. Arriviamo a casa, pigiamo l'interruttore e si accende la luce. Saliamo in automobile, giriamo la chiave e la macchina parte. Noi viviamo in un mondo che consuma quantità di energie spropositate, sprechiamo quantità di energie spropositate, inquiniamo in maniera spropositata. E il Fondo Monetario Internazionale dice che la filiera del fossile si chiamano esternalità. Esternalità, cioè porto all'esterno i danni che io provoco, e naturalmente sono l'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del terreno. Questo lo dice da anni il Fondo Monetario Internazionale. E tra l'altro il Fondo Monetario Internazionale dice da anni stop ai sussidi alle fonti fossili, perché è una cosa che non... queste cose più o meno le sanno, e magari non siete contenti di avere in casa luce elettrica che viene prodotta, parliamo dell'Italia, al 70% ancora con carbone, gas, petrolio e anche un po' di uranio, perché importiamo ancora da Svizzera e Francia. Allora, se non siete contenti di avere in casa elettricità che al 70%, ripeto, al 70% viene prodotta da gas, carbone, petrolio e uranio, cambiate fornitore. Cambiate fornitore perché non vi costa un centesimo di più ed è come cambiare l'operatore telefonico. Basta fare un paio di telefonate, un paio di firme e si cambia. Senza fare nulla, senza toccare il contatore, senza avere un tecnico che ti viene in casa e che ti mette le mani da qualche parte. Non si fa nulla, è tutto, diciamo così, virtuale, proprio come la telefonia. E con un gesto solo, fatto una volta, voi avete fatto un cambio epocale. Ogni volta che accenderete la luce, la lavatrice, il frigorifero, tutte le utenze elettriche, diminuirete del 70% l'inquinamento. Attenzione, perché l'elettricità sarà sempre più importante, è già importantissima adesso, ma lo diventerà molto di più in futuro, perché la mobilità, le automobili diventeranno elettriche, e lo diventeranno, non ci sono santi e madonne. Non è una questione di se, è solo una questione di quanto. Perché l'Unione Europea ha già stabilito chiaro e tondo che le auto dovranno essere a emissione zero. Per cui la fine del motore a scoppio è già decretata. Ogni tanto sento qualcuno mi dice: ma voi siete convinti? Ma convinti di che? È legge. Sono obiettivi dell'Unione Europea già ufficiali, super ufficiali. Convinti di che? È legge. Si deve fare. A parte l'ambiente. L'auto a combustione interna, sapete bene, ha un'efficienza del 20, 25, 30% quando va alla grande in autostrada, che hai un andamento liscio. L'auto elettrica ha un rendimento dell'85-90%, quindi tre volte di più. Ed è la stessa differenza di rendimento che c'è tra una cucina a gas e una cucina a induzione. La cucina a gas, il 70% dell'energia va in cucina. Scalda la cucina, e le signore lo sanno benissimo d'estate. Cosa vuol dire cucinare d'estate? Il 70% dell'energia contenuta nel serbatoio dell'automobile non se ne va per far girare le ruote, se ne va sotto forma di gas di scarico caldissimi che riscaldano quel pianeta che noi stiamo cercando disperatamente di mantenere sotto i 2 gradi di aumento. Per cui ogni volta che accendiamo un'automobile con motore a scoppio, sappiamo che il 70% di quello che stiamo consumando è riscaldamento, e stiamo cercando in tutti i modi di fermare. Ribadisco, un'auto a motoroscopio 30% quanto va bene di efficienza, un'auto elettrica 85-90%. Stessa identica cosa per il gas, e lo stesso cambiamento avverrà anche sul settore termico. Anche adesso abbiamo i termosifoni, abbiamo le caldaie che vanno a metano principalmente. E anche qui il futuro si chiama pompe di calore. In questo momento la tecnologia decisamente più efficiente sono le pompe di calore. Possono essere a gas, ma possono essere anche elettriche, e quindi anche in questo caso abbiamo un rendimento assolutamente superiore, estremamente superiore. Quindi attenzione, perché l'elettricità diventerà, non ci sono assolutamente dubbi, non lo dico io che sono l'ultimissimo arrivato, lo dicono tutti. Le grandi compagnie di consulenza internazionale ancora un anno fa dicevano alle grandi case automobilistiche: attenzione, preparatevi, perché l'auto elettrica è uno tsunami che sommergerà chi non si prepara.
lo dicono tutti i grandi esperti, lo dicono centinaia di studi, tra l'altro tutti studi che ribadiscono un concetto semplice: prima facciamo questa transizione e più ci guadagniamo, e più ci guadagniamo, perché adesso le spese militari e di bonifica sono enormi. Signori, noi facciamo un terzo delle guerre per la gestione delle fonti di energia e costano una barca di soldi. Allora non ascoltate me, ascoltate Gino Strada. Lui ve l'ha detto cosa costa un giorno di guerra. E non sono guerre religiose. La religione, come sempre, come troppo spesso, è un paravento. Sono guerre per l'energia, per l'acqua, per tutte le altre fonti di materia prima. Carbone, petrolio, sì, petrolio l'ho detto, rame, nickel, cobalto, coltan, tutto quello che ci serve per vivere. Quindi, autoprodursi l'energia non solo ti fa risparmiare, non solo rende l'ambiente più pulito, ma fa diminuire le guerre, banalmente, fa assolutamente diminuire le guerre. Voi con un gesto, senza spendere un centesimo in più, cambiando fornitore, potete fare tutto questo. Potete fare anche un'altra cosa seduti dal salotto di casa vostra o in qualsiasi posto, perché si può fare tranquillamente con lo smartphone. Ormai sapete che con lo smartphone si fa tutto quello che si fa col computer. Potete fare voi i banchieri etici. Potete fare voi i banchieri etici con 25 euro al colpo. Ma ribadisco, banchieri non benefattori, prestito non beneficenza, prestito che vi viene restituito con questa organizzazione che si chiama Kiva, vedete con la K in verde. Io sono 8 anni che la utilizzo e presto soldi, 25 euro al colpo, che al 99% mi vengono restituiti. Negli mesi passati avete imparato a conoscere le sofferenze bancarie, si è parlato moltissimo di sofferenze bancarie. Sapete che in Italia, record dei record, abbiamo il 15% di sofferenze, che è il triplo della media europea. Quindi già solo questo vi fa capire come siamo stati governati negli ultimi decenni, perché avere il triplo di sofferenza è una cosa che si accumula nei decenni. Il triplo di sofferenza rispetto alla media europea significa veramente che c'è stata come minimo disattenzione, come massimo dolo. Banca Etica, per esempio, ha un tasso di sofferenza dell'1,5%. Kiva ha un tasso di sofferenza dell'1,5%. Che significa che su 100 prestiti fatti, 99 tornano indietro. Perché? Qual è il trucco? Qual è il segreto? Nessun trucco, nessun segreto. I prestiti vengono fatti in collaborazione con tutti quegli organismi di volontariato locali che fanno la radiografia di chi viene a chiedere il prestito. Quindi ci si aggancia con tutte quelle, ce ne sono tantissime, per fortuna non solo in Italia, in tutto il mondo, ONG, ONLUS, che fanno volontariato, che fanno assistenza, e sono loro che fanno, diciamo così, la pratica e che giudicano se la persona che viene a chiedere il micro prestito, perché qui parliamo di micro prestiti, parliamo di 500, 1000, 2000, 3000 dollari, e giudicano se quella persona è affidabile e quello che gli serve, l'utilizzo che farà del denaro, gli consentirà o di risparmiare o di guadagnare abbastanza per ripagare il debito. Quindi voi qui fate la differenza, così si fa la differenza, non chiacchiere, nei bar, in giro, ma prestando soldi, scegliendo voi direttamente il debitore, perché entrando in questa piattaforma vi appariranno centinaia, migliaia di fotografie di chi chiede il prestito, la descrizione di che cosa se ne vuole fare del prestito, la cifra ovviamente, e voi se volete potete donare massimo 25 dollari, in pratica 25 euro. Poi se ne avete di più fate altri prestiti ad altre persone, però già farne uno cambiate la vita di una persona e cambiate l'economia di quel paese, perché sappiamo tutti che in tutti i paesi quello che manca è il microcredito, e non lo dico io che, ripeto, sono l'ultimo arrivato, lo dice il Fondo Monetario Internazionale. Il Fondo Monetario Internazionale dice che ogni anno al mondo mancano 1500 euro di prestiti che le banche non vogliono fare,
Perché per la banca è una rottura di scatole prestare 1000 euro. Perché la banca vuole guadagnarci soltanto e pagare il dipendente che faccia la pratica, che stia lì 3 ore, 4 ore a valutare il debitore, poi come si ripaga del costo del dipendente? Non ce la fa. Infatti le banche non fanno microcredito, hanno iniziato a farlo dopo che noi abbiamo rotto le scatole, abbiamo cominciato a versare le eccedenze dei nostri stipendi, finora 23 milioni di euro, al fondo di garanzia per le imprese, e abbiamo chiamato al tavolo Unicredit, che ci ha garantito che tutte le banche adesso sono a disposizione per fare questo microcredito. Ma qui lo potete fare voi, dal salotto di casa vostra, da qualsiasi posto, con lo smartphone. Sono 25 euro che, ribadisco, vi tornano indietro. Non è beneficenza, non è come dare l'euro al poveraccio che magari ti chiede l'elemosina in stazione, per strada o dov'è. Quelli sono persi, cioè li do, sono persi, per carità, ho fatto una bella cosa, però non mi tornano indietro. Qui sono microprestiti con i quali la persona si compra la macchina da cucire, si compra un frigorifero, si compra un carretto, un motorino per andare in giro a fare commercio, si compra sementi, si compra fertilizzanti. Ci sono migliaia di persone che chiedono un prestito per pagarsi il filtro dell'acqua, per il filtro per depurare l'acqua, perché ci sono intere nazioni. Per noi l'acqua è una cosa talmente scontata, poi noi veneti siamo proprio al massimo dell'abbondanza dell'acqua, ma in intere nazioni hanno acqua assolutamente inquinata, se non chimicamente, batteriologicamente. E questo fa perdere un mucchio di soldi, al di là del dolore di stare male. Ma quando io sto male non vado più a lavorare. Che sia un lavoro mio, che faccio il contadino o che faccio l'operaio, non vado più, perdo soldi. Quindi ci sono migliaia di persone che chiedono un piccolo prestito per comprarsi letteralmente il depuratore dell'acqua, il filtro dell'acqua, perché sanno che quello che spendono in medicine è molto di più di quello che risparmierebbero semplicemente acquistandosi il depuratore dell'acqua. Bene, vado avanti velocemente. Distributori automatici di caffè, tè, cioccolato, bibite e snack. In quasi tutte le fabbriche, le scuole, enti pubblici ci sono i distributori, appunto, di merendine, di caffè, di cioccolata, di snack. Ecco, anche in questo caso, senza fare niente, ci può chiedere al titolare di approvvigionarsi di queste macchinette dal circuito del commercio ecosolidale. Quindi sono macchinette esteticamente e funzionalmente come tutte le altre, però i prodotti che sono inseriti dentro provengono dal commercio equo solidale. Quindi anche in questo caso una grossissima differenza. Gli elettrodomestici, qui non abbiamo un circuito etico, qui abbiamo solo alcune onlus, alcune associazioni, alcune cooperative che fanno la riparazione e la rimessa in sesto di elettrodomestici usati. Quindi li riparano, li rimettono nuovo e li rivendono. E qui vi ho messo lì. Poi ho messo anche i giornali, perché una buona informazione dipende da tutti noi, dipende dal giornale che compriamo, dipende dal giornale che leggiamo, perché ogni volta che compriamo un giornale implicitamente compriamo anche gli sponsor di quel giornale, cioè quelli che pagano per mettere la pubblicità dentro. Implicitamente facciamo anche così. Allora, ci sono giornali che non accettano nessun tipo di pubblicità che non sia etica, cioè selezionano gli inserzionisti in base ai criteri etici. Quindi voi sapete che comprando quel giornale non troverete mai pubblicità di determinate aziende che secondo quel giornale non sono etiche. Quindi troverete solo un determinato tipo di pubblicità molto molto etica. E poi leggetelo e confrontate quello che dice questa rivista, questo periodico, questo mensile, con quello che dice il resto delle informazioni. E se vi piace, cambiate voi, diventate soci, perché anche in questo caso ci sono giornali in cui è assolutamente tranquillo e possibile diventare soci con una piccola quota. Quindi ci sono tantissimi piccoli soci che tengono in piedi il giornale. Quindi anche in questo caso l'informazione, anziché subirla, fatela voi. Sceglietevi i giornali che più vi piacciono e diventatene soci. Io qua ho messo alcuni dei suggerimenti che prediligo. Programmi per computer, vi ho messo qualche link a programmi che sono gratuiti. Per carità, ormai ci sono note piattaforme web con le quali è possibile fare quasi tutto online, e quindi non c'è bisogno neanche di software, però per determinati software
magari voglio scaricarmelo, voglio avermelo offline, ci sono delle suite assolutamente gratuite, non gratuite perché le craccate, non gratuite perché le piratate, ma gratuite perché sono nate gratuite, quindi ve le danno a disposizione assolutamente gratuite. Ristorazione, ci sono molti locali che si rifanno anche in questo caso a criteri etici o a criteri tipo chilometri zero per offrirvi la loro, diciamo, i loro alimenti, i loro piatti. Sulla sanità, chiaramente qui non c'è una sanità, diciamo così, etica. Io vi lascio solo il link di un libro che si chiama La Casta Bianca ed è un libro gratuito. L'autore ha voluto darlo non in copyright, ma assolutamente libero, scaricabile gratuitamente, e racconta i grandi vizi, i grandi difetti della sanità italiana, appunto visti da un medico che ci lavora da decenni. E qui l'unico invito che posso fare è prendere carta e penna ogni volta che si riscontra un'inefficienza, un'illegalità. Perché se noi non prendiamo carta e penna, che sono lo strumento più potente che abbiamo, naturalmente le cose continueranno a rimanere come sono. Sempre sulla sanità, un'altra cosa che si può fare è quella di chiedere i farmaci equivalenti. Vi fanno risparmiare soldi, perché costano di meno, e fanno risparmiare anche lo Stato, che appunto paga meno quello che è il rimborso all'azienda produttrice. I farmaci equivalenti sono cosiddetti generici, quindi il brevetto è scaduto e la produzione è libera, e quindi il prezzo sul mercato, se ci sono molti più produttori, si abbassa. Le associazioni di consumatori da anni ripetono che i farmaci equivalenti, come dice il nome, sono equivalenti ai farmaci di marca. Quindi quando prendete l'aspirina, qual è il nome dell'aspirina? Paracetamolo. Pare sia paracetamolo. Vedete paracetamolo ed è assolutamente identico a una, diciamo così, a un'aspirina di marca. Un'altra cosa che potete fare con un costo assolutamente identico a un acquisto che fareste altrimenti, ed è lo smartphone. Quasi tutti penso che avete in tasca uno smartphone. Moltissimi di noi hanno in tasca smartphone che costano dai 300 euro in su. Non cito le marche più famose, la marca delle marche, in cui comprare lo smartphone nuovo ti costa 700, 800, 900, 1000 euro, cifra spropositata. Altre marche concorrenti con altri sistemi operativi in cui i modelli di punta ti costano sempre 600, 700 euro. Ora, al di là, che io personalmente ritengo che siano letteralmente soldi buttati via, a parte i super professionisti che hanno super esigenze, ma per la stragrande maggioranza della gente la potenza di calcolo che hanno questi veri e propri computer è assolutamente sprecata, non serve quasi mai. Ci sono smartphone etici. Ci sono smartphone etici perché per fare lo smartphone come qualsiasi altro oggetto elettronico c'è bisogno delle famose terre rare, minerali che non si trovano in tutto il pianeta, si trovano solo in determinate località, e in generale comunque anche tutta la filiera dell'elettronica ci sono purtroppo a monte, cioè quelli che scavano nelle miniere, purtroppo continuano ad esserci tantissimi episodi in cui vengono sfruttati i bambini, in cui vengono sfruttati i lavoratori perché non vengono pagati a sufficienza, e quindi anche la filiera dell'elettronica purtroppo è sporca. Se avete un po' di tempo, io comunque qua vi ho messo tutti i link, è Altro Consumo, che è la più grande associazione italiana di consumatori, ci sono 350.000 soci in Italia ed è l'unica associazione presente a Bruxelles, ha fatto tutta una serie di indagini sull'eticità delle aziende. Vi ha fatto l'indagine sui blue jeans, vi ha fatto l'indagine sui capi di abbigliamento. Sapete per esempio che i blue jeans, quelli slavati, saranno anche belli da vedere, però provocano una grave malattia a tantissime persone che li fabbricano, perché li sabbiano, spruzzano sabbia ad alta pressione per, appunto, per sfregarli, per fargli diventare effetto slavato, e molto spesso questi si ammalano, perché non si producono in Italia, si producono in altri paesi in cui la salvaguardia dell'operaio è molto più bassa. Quindi dicevo, c'è questa associazione Altro Consumo che ha fatto tutta una serie di test, abbigliamento, elettrodomestici, elettronica. Andatevi a leggere gli articoli, sono pessimi. Sono pessimi, le aziende hanno una tutela dell'ambiente, dell'operaio, che è veramente in troppi casi pessima. Quindi
dicevo, perlomeno per lo smartphone, che è un oggetto che tutti quanti abbiamo in tasca, che spesso cambiamo ogni 2-3 anni. Molti di noi cambiano lo smartphone ogni 2-3 anni. Allora, primo, non è necessario spendere 600, 700, 800, 900 euro per acquistarlo. Secondo, c'è lo smartphone etico che si chiama Fairphone. Etico perché la sua filiera di produzione e di costruzione è il più possibile etica, e etico anche perché è più furbo, perché è fatto a moduli. È fatto a moduli, per cui se si guasta, anziché come succede oggi, che molto spesso non lo potremo neanche riparare perché il costo di riparazione non ne vale la pena, è troppo alto. Invece questo, essendo fatto a moduli, se si guasta, faccio per dire, la fotocamera, si cambia il modulo della fotocamera, si cambia il modulino e lo smartphone è a posto, nuovo come prima. Se si sguasta l'alimentatore, si cambia il modulo dell'alimentatore e lo smartphone torna assolutamente, perfettamente funzionante. Quindi è etico e pure furbo, quindi vi fa risparmiare nel caso che si guasti. E ribadisco, lo smartphone ce l'hanno tutti. Io vedo girare una marea di ragazzi con questi smartphone che costano 700, 800, 900, 1000 euro, e lo trovo decisamente non etico, lo trovo decisamente non etico, diseducativo, estremamente diseducativo ed estremamente non etico. Turismo, anche questa è una cosa sulla quale non spensiamo quasi mai. Andiamo, diciamo, i soldi li pago io, quindi voglio quello che più mi aggrada. E molto spesso non pensiamo che andiamo anche qui in circuiti che molto spesso maltrattano i dipendenti, maltrattano l'ambiente. Le grandi catene, in questo caso internazionali, che hanno alberghi, hanno strutture ricettive di tutti i tipi, anche in questo caso proviamo a chiederci, proviamo a guardare dietro la patina, dietro, quando si dice non è tutto oro quello che luccica, proviamo a guardare dietro le bancone, cosa c'è dietro. Anche in questo caso ci sono le alternative etiche, ci sono agenzie di viaggi che vi offrono viaggi di tutti i tipi, però tutte legate da una formula di rispetto dell'ambiente, di rispetto dei lavoratori. Quindi non troverete la visita ai casinò di Las Vegas, questo sicuramente non lo troverete. Ah sì, stavo dimenticando, tra l'altro dalla regia non mi fanno il segnale che avevo convenuto. Samuele, segnale che avevo convenuto, ecco, perfetto. Car sharing, carpooling. Allora, anche qui coniugare etica e risparmio. Tutti voi vi muovete per andare al lavoro, per portare i ragazzi a scuola, e questi sono appunto i viaggi, diciamo così, pendolari, quelli che fate, diciamo, circa 5 volte alla settimana: andare al lavoro, tornare dal lavoro, andare a scuola o portare i ragazzi a scuola e magari andarli a riprendere. Allora, chi di voi vive nelle grandi città sarà abituato, se ha un minimo di occhio, a vedere migliaia di autoveicoli che circolano con una persona a bordo. La media, infatti, dei passeggeri, media Istat, 1,5 passeggeri. Cioè, di tutti i viaggi che fanno gli italiani ogni anno, la media passeggeri è 1,5. Basta guardare, la stragrande maggioranza viaggia con una persona. E questo ci costa un fracasso di soldi. Quanti soldi? 120 miliardi all'anno. Perché quello che gli italiani spendono, dati Istat, per l'acquisto, ma soprattutto la manutenzione e l'acquisto del carburante, sono 120 miliardi all'anno. Una cifra spaventosa che possiamo dimezzare istantaneamente viaggiando in compagnia. Una cosa banale, direte, stai dicendo l'acqua calda. Sì, peccato che negli altri paesi si fa moltissimo, in Italia si fa pochissimo, ci si è svegliati da poco, i dati sono in grande aumento, però sono ancora molto bassi. È quello che si chiama car sharing carpooling, che appunto negli altri paesi è estremamente diffuso. Tanto è vero che in Italia abbiamo 700 automobili per abitante, la media più alta al mondo. Al mondo ci sono 1.300.000.000 di veicoli, in Italia 700 veicoli per 1.000 abitanti. Allora, facendo banalmente il viaggio con altre persone che fanno la stessa tratta, risparmio e decongestiono il traffico. La prossima volta che sarete in fila all'autostrada, ai semafori, nei centri città e cominciate a imprecare, per favore imprecate contro voi stessi, perché il sistema c'è ed è da anni che è funzionante. Ma qui in Italia, come su tante cose, vogliamo il massimo. Voglio la mia auto anche per fare 5 km. Tra l'altro, sappiate,
che il 75% dei viaggi sono al massimo 5 km. Io da 6 anni vivo a Roma e sempre usato i mezzi pubblici, sono sempre atterrito, non riesco a capacitarmi di vedere tutta sta gente che si muove una persona per l'altra. È un anno e mezzo che vado a lavoro in bicicletta, sono 3 chilometri, appartamento, posto di lavoro, e ci metto meno dell'autobus, che tra l'altro è uno dei mezzi più veloci. Ora, senza dover arrivare per forza a questo, ma una cosa banalissima, super confortevole perché siete sempre in auto, è quella di aggregarsi. Carpooling e car sharing, non mi dilungo perché troverete l'ira di Dio su internet. C'è BlaBlaCar, ce ne sono tante di piattaforme che vi danno questi servizi. Tra l'altro anche socializzate, perché viaggiate con altre persone. Magari non vi servono nemmeno queste piattaforme, perché se siete in ufficio con 30 persone, se siete in fabbrica con 100 persone, provate a chiedere un po' chi fa almeno una parte del vostro stesso tragitto. E quindi con questo potete risparmiare almeno una parte del vostro tragitto. E signori, sono soldi. Ve l'ho detto, il dato Istat sono 120 miliardi all'anno, 35 per acquisto di automobili. Tutto il resto è carburante, manutenzione, assicurazione, bollo, eccetera, eccetera. 120 miliardi all'anno. Ne avete così tanti che vi va, diciamo, vi avanzano. Va bene. Però il sistema per risparmiare c'è. Io vi ho elencato quindi velocemente tutta una serie di modalità di risparmio. Tante altre cose le trovate nella sezione appunto risparmio del mio sito, che è qui. Qui c'è molta altra roba. Velocemente vi dico solo un paio di cose sulle ristrutturazioni edili e sul fotovoltaico, perché i nostri edifici sprecano mediamente il 60% dell'energia che utilizziamo per riscaldarli inverno, riscaldarli d'estate. La media italiana dello spreco è il 60%, quindi anche in questo caso è come se aveste un'automobile con un foro nel serbatoio messo a un'altezza tale che vi fa sprecare il 60% del serbatoio. Io sono sicuro che se aveste un'auto con questo foro nel serbatoio fate anche debiti, ma lo riparate, perché un'auto che vi perde il 60% del combustibile sono sicuro che la riparate. Ecco, le nostre abitazioni sono state costruite troppo spesso male, sprecano il 60% dell'energia. Tutti gli esperti sono concordi nel dire che il primo intervento che vi fa risparmiare non è tanto mettere l'eventuale fotovoltaico sul tetto, ma efficientare l'abitazione, il che vuol dire coibentare il soffitto, finestre e serramenti più efficienti, cambiare il termico, quindi sostituire la caldaia con una più moderna oppure appunto con la pompa di calore. E su questa operazione sapete che avete il 65% di detrazione fiscale, quindi spendete 10.000 euro, 6.500 euro vi verranno restituiti sotto forma di detrazione fiscale, una cosa che ormai vige da parecchi anni e noi cercheremo di stabilizzarla ancora per diversi anni, perché i dati ci dicono chiaro e tondo che il sacrificio che lo Stato fa scontando fiscalmente viene ampiamente ripagato dall'emersione del nero, perché se uno sa che può portare a sconto la fattura e quindi gli ritorna il 65% di quella spesa, la fattura la chiede, la pretende, la vuole, perché ovviamente sono soldi che poi gli tornano sfruttando il ritorno della detrazione fiscale. Quindi abbiamo già tutti i dati annuali e sappiamo che lo sforzo pubblico è ampiamente ripagato, è quello che si dice una soluzione win-win, quindi fa vivere tutti decisamente meglio. Abbiamo la detrazione fiscale del 65% per gli interventi di efficientamento energetico e ce l'abbiamo del 65-75-85% per le ristrutturazioni antisismiche, quindi per rinforzare l'edificio, In più, per quanto riguarda il fotovoltaico, oltre alla classica detrazione fiscale del 50%, c'è il superammortamento del 130% per professionisti e imprese. Quindi professionisti e imprese che vogliono installarsi un qualsiasi fotovoltaico di qualsiasi potenza sanno che hanno un iperammortamento al 130%. Quindi
gli conviene assai. Se poi voi prendete una qualsiasi bolletta, vedrete che il costo dell'energia in senso stretto è meno della metà. È meno della metà. Tutto il resto sono tasse, oneri, accise, e questo rende purtroppo la bolletta più cara. Prima, quando vi ho parlato del fatto di cambiare fornitore per l'elettricità, vi ho detto che appunto con una semplice telefonata potete avere elettricità 100% rinnovabile, quindi non sporca. E non vi ho detto un'altra cosa essenziale: potete anche in questo caso diventare soci. Potete diventare soci, quindi il rapporto è completamente diverso. Avete il voto capitario, potete persino votare online, quindi pensate la differenza. Dall'essere il 10.000.000 cliente di una nota azienda, che ha l'85% della distribuzione in Italia, anziché essere il 10.000.000 cliente, siete un socio di una cooperativa no profit, azionariato popolare, con voto capitario, addirittura online. Potete seguire l'assemblea dei soci online, potete votare online. Quindi è un cambio totale di paradigma. Anche in questo caso, anziché essere passivi, anziché farvi convincere dalla pubblicità con questi grandi testimonial che vi dicono compra questo, compra quest'altro, decidete voi. Tra l'altro sono molto felice di ricordare a tutti che il noto calciatore Tommasi, che giocava fino a qualche anno fa, adesso è presidente dell'Associazione Calciatori Italiana, ha benedetto la nostra legge che discuteremo nei prossimi giorni, che proibirà la pubblicità del gioco d'azzardo. Ora, che lo dica il rappresentante dell'Associazione Nazionale dello Sport che più utilizza il gioco d'azzardo tra i suoi sponsor, perché se guardate le magliette dei calciatori, tantissime squadre sono sponsorizzate dal gioco d'azzardo, ecco, che lo dica un famoso giocatore, un ex giocatore, ora presidente, è una cosa che ci fa particolarmente piacere. Bene, se non ci sono domande, chiudiamo. Posso fare una domanda? C'è una domanda. Salve. Io sono da parecchi anni che cerco di convincere, visto che nativo a scuola in un paese che è 8 km da dove siamo, per convincere i genitori a portare una macchina a 2 o 3 bambini a fare il giro. È un'impresa, perché io non so, cioè ci deve essere un, dobbiamo avere un qualcosa di strano nel cervello, cioè se dico risparmiamo, cioè ci si dà il futuro, per esempio adesso la mattina mia moglie accompagna il bambino a scuola e poi il pomeriggio quando escono mi prendo un'altra mamma. Andiamo benissimo, cioè abbiamo dimezzato i posti per famiglia, dimezzato i tempi razionalizzato, non ci tocca di fare le cose, eccetera. Però quando hanno uno sulla classe di 30 bambini, appunto fa il senso mortale. Cioè, certe volte mi sembra che non si riesca a trovare il sistema di fare capire la cosa alla gente, tipo, e poi mi fermo. Una volta al supermercato era il caso di uno che aveva comprato 32 cesti. E io non so, viene comprati caricabatterie e ricaricabili. Ma non sono abituato. Cioè, io ho detto,